A tutti voi in ascolto un cordiale buongiorno. Quando vi ho parlato della Nikon FM2 e vi lascio il link del video qui sotto, vi ho detto che uno dei suoi grandi vantaggi è quello di pesare pochissimo. Vediamo che compresa la batteria pesa 542 grammi e quindi ovviamente è un peso decisamente limitato che noi possiamo portarci dietro dove vogliamo. Ma noi siamo fotografi o fotoamatori, comunque gente appassionata di fotografia e amiamo tantissimo complicarci la vita. Per cui gli montiamo un bel MD12 e portiamo il peso a superare i 1100 grammi. L'MD12 è compatibile con le macchine della serie FE, FM e anche con la FA. Il suo peso, lo vedete qua, è 603 grammi comprese le batterie, senza invece vediamo che pesa molto meno. Per utilizzarlo servono 8 batterie di tipo AA. Possiamo utilizzare sia le alcaline che le batterie ricaricabili in IMH, ma anche le batterie non ricaricabili al litio. Le batterie che uso io sono le Eneloop, ve le straconsiglio, sono prodotte dalla Panasonic, di qualità veramente molto alta, funzionano bene e non hanno neanche un costo eccessivo. Vi lascio il link qui sotto per comprarle se vi interessano, ci sono un paio di modelli, ve li lascio tutti e due. Le 8 batterie vanno inserite in questo apposito cassettino e questo ovviamente va infilato all'interno dell'MD12. A questo punto si potrà avvitare questa vite sul lato e sarà pronto a funzionare. Sul lato posteriore troviamo la scritta Nikon MD12 che caratterizza il prodotto. Troviamo la ghiera che serve a ruotare l'attacco treppiedi in modo che sia possibile attaccare questo alla macchina. Un LED di notifica che fa vedere se il motore sta girando. Il tastino acceso spento, questo bypassa il funzionamento della macchina, cioè se la macchina è spenta e questo è su acceso possiamo comunque fare le fotografie con il suo tasto di scatto. E qui troviamo invece una levetta che serve per poter riavvolgere il rullino senza smontare il battery pack della macchina e torna abbastanza utile. Nella parte superiore, ossia quella che va imbattuta con la fotocamera, troviamo i contatti per il funzionamento, quindi l'accoppiamento tra la macchina e il motore, l'attacco appunto treppiedi, che ovviamente serve per montarlo, e la presa di forza, che serve a trasferire la forza del motore alla macchina fotografica. Nella parte superiore troviamo ovviamente il tasto di scatto, che ha due livelli di pressione, con la prima pressione, diciamo quella leggera, si attiva l'esposimetro della macchina, e premendo a fondo ovviamente scatta. C'è una ghiera coassiale dove possiamo scegliere se scattare in singolo o continuo, e un piccolo tastino che serve a sbloccare la ghiera per poterla ruotare. Nella parte anteriore ovviamente troviamo sempre la rotella per avvitarlo perché c'è sia da una parte che dall'altra e troviamo l'attacco per un comando remoto, quindi con il filo, è un bipolare, quindi dedicato a questo tipo di battery pack. Nella parte inferiore troviamo solo l'attacco filettato per i treppiedi in un posto un po' scomodo perché è un po' laterale, però probabilmente non si poteva mettere in mezzo per via del fatto che c'è il cassettino delle batterie. Comunque, essendo molto solida la costruzione di questo accessorio, non c'è problema anche a montare la macchina in maniera un po' asimmetrica rispetto ai treppiedi. Montare la fotocamera sull'MT12 è semplicissimo, basta allinearla correttamente e avvitare la ghiera che abbiamo visto prima. Adesso che la macchina è attaccata, possiamo accendere il battery pack e scattare. Ogni volta che scatterò, ovviamente mi mostrerà la lucina rossa che indica che il motore sta girando e quindi funziona correttamente. Sulla ghiera ho selezionato C, quindi scatto continuo. Questa macchina può scattare a 3,5 fotogrammi al secondo con questo motore, ma la velocità ovviamente è influenzata dal tipo di batterie. Con alcaline molto cariche o litio cariche al massimo, che sono 1,5 volt, farà 3,5 fotogrammi al secondo circa. Quando metteremo batterie più scariche oppure le batterie ricaricabili da 1,2 volt, la velocità sarà leggermente inferiore. Comunque la velocità è questa. Non male, no? Motivi per comprarlo e motivi per non comprarlo. Uno dei motivi per non comprarlo è sicuramente il peso e l'ingombro. Se non volete far ingombrare e far pesare di più la vostra fotocamera, sicuramente non dovete mettere questo tipo di accessorio. Se invece utilizzate obiettivi pesanti, questo accessorio è molto comodo perché vi offre un'impugnatura molto molto più generosa. Inoltre vi permette di scattare a raffica, che trovo abbastanza inutile visto il costo della pellicola, ma soprattutto vi permette di scattare anche in sequenza, in singolo, quindi farà uno scatto singolo, però dovrete premere semplicemente senza dover riarmare l'otturatore
manualmente, quindi magari se c'è una sequenza un po' veloce da fare, magari non 3 frame al secondo, ma anche solo 1 al secondo, così lo potete fare. Riarmando invece è facile che muovendo si portano molte più vibrazioni sulla macchina rispetto a usare il motore. Quindi questa cosa qui secondo me è un vantaggio. Un altro vantaggio che ha questo sistema è che il rumore della macchina è molto più maschio. Non so se serve a qualcosa, però con il motore montato la macchina fa un rumore completamente diverso. Vi faccio sentire la differenza. È la prima volta che faccio un video dedicato a un piccolo accessorio, a una cosa che insomma non è neanche di produzione recente, è un oggetto che direi fa parte ormai del passato, che però magari a qualcuno interessa. Quindi fatemi sapere nei commenti se questo tipo di video vi interessa, perché ho altri piccoli accessorietti che magari trattati singolarmente si vanno ad approfondire meglio rispetto a fare un video dove si parla anche di quell'accessorio, ma soprattutto di qualcos'altro. Comunque lasciate tutto nei commenti e io vi risponderò sicuramente. Vi chiedo anche di mettere un mi piace a questo video, di iscrivervi a questo canale in modo da non perdervi i prossimi video che farò. Grazie di tutto e arrivederci.